se c'è qualche mandi di reazione va benissimo, aspetti una mandi rapidamente, io reagirò subito, poi faccio il mio comunicato che di solito. Certo. L'ufficio. Sì, però l'importante magari c'era anche appunto per la libertà. Io ce l'ho già tutto. Comincia quest'anno, la 18ª stagione di Angelo da non dimenticare, comincia il 3 ottobre dell'Università dell'Oriente e in via dell'Oriente dell'Università. Gli appuntamenti previsti sono 46, con narratori, storici, filosofi, scienziati, linguisti, architetti, psicoanalisti. E si concluderanno il 22 maggio 2013, accompagnati dal video, dalla musica, con le voci recitanti, mostre fotografiche e filmate. Quest'anno particolarmente importante è il filmare. Prosegue il progetto uno scrittore adottato dalle scuole, che ha avuto un crescente successo e si è speso rapporti con importanti e significative realtà cittadine. Io volevo anche dirvi che queste realtà cittadine che si sono allargate, che sono presenti nel gioco di Mondificare, sono molto importanti per me stati la presenza del sottotitolo, che vengono qua con il mio interprete soprattutto. E che partecipano attraverso la mia interprete, due volte fanno domande, e quindi si allarga sempre più a tante realtà. I giovani, tanto numerosi per la loro presenza, spesso arrivano addirittura accompagnati dai genitori, quindi vuol dire che il discorso è e gli autori si recano spesso il giorno successivo, un incontro la mattina successiva alle scuole, dove riprendono la conversazione iniziale. Anche questa è un'iniziativa che viene iniziata, che la Regione anzi sollecita, giustamente perché questa presenza di giovani è molto importante. Ecco, guardandoci intorno, come dicevo prima, è facile constatare come nel nostro tempo il concetto di coraggio non vuole in termini generali di troppa considerazione. Il coraggio è una qualità che accomuniamo spesso al concetto di eroismo, riferendoci a gesti eccezionali di quanti mettono a repentaglio la propria vita per un bene superiore o per la vita di un'altra persona, ma solo di rado il coraggio viene adattato come una virtù da coltivare e mettere in pratica quotidianamente, è quello che volevo fare io quest'anno nel mio programma. Ciò che più sembra contare oggi al contrario è il concetto di sicurezza. Spesso ci viene consigliato di non rischiare, di non fare mosse azzardate, di restare al sicuro e non correre rischi inutili. Invece il passo fondamentale per assumere la piena responsabilità della nostra esistenza è acquistare coraggio, vivere senza paura. Il coraggio semplicemente non è assenza di paura. Sì, siamo coraggiosi nonostante si provi paura. Le persone coraggiose provano certamente paura ma non consentono la paura di fare rischi. Proprio il coraggio ha bisogno di quest'epoca. Di grande coraggio bisogna di questo. Se sul cumulo di distruzioni operate negli anni scorsi qualcosa si voglia ricostruire da iniziare. Nel mutato contesto dei nostri giorni si ripropone dunque la necessità di queste virtù, soprattutto nella versione del coraggio politico, una variante non nuova ma senza dubbio imprescindibile quando si devono aggiornare la natura e la modalità di articolazione della società civile. La stagione inizia con due meridiani, è stata per me una grande sorpresa perché sono offerti spontaneamente, essere tornati Claudio Magris e Eugenio Scalzari. Quello di Magris mostra come il suo impegno culturale coincida profondamente con quello civile, mentre il meridiano di Scalzari raccoglie pagine autobiografiche e il meridiano di Scalzari ha avuto un po' di contestazione su quegli anni, perché un giornalista, un meridiano, invece trovo che sia una persona molto ben riuscita, perché non è che non ha di Scalzari, su cui si può dare un minuto di produzione. La raccolta degli articoli del direttore di raccolta degli articoli, di selezione di articoli di interviste, sia di politica che di cultura, appunto
funziona una costante nei suoi lavori. Introduzione del volume è un film di Alberto Asor Rosa. È un peccato che a causa delle inevitabili denunce editoriali manchi qualcuna delle rubriche principali del processo. Ultima pagina con il titolo di questo soffiato, dove a volte spunta una vena enorme, divertita e spiritosa. La sua capacità di artista sulla linea del romanzo verità raggiunge il massimo livello con la definizione di Andreotti, personaggio inquietante e indecifrabile, l'incrocio accuratamente usato di un mandarino cinese e di un cardinale settecentesco, occhi leggermente antichi, labbra sottili, testa incassata sulle spalle pulite, colorito da rosso, un enigma vivente. Il regista famosa quella su come dice, e quella sulla grande vecchiaia con Mastroianni e Kaufman. Di recente ho uscito anche il libro, che non è in programma, ma ne parleremo comunque, il libro di Eugenio Scarpari e Vito Mancuso, conversazione con Carlo Maria Martini, dove si trovano convergenze sorprendenti, straordinarie, numerose, tra Scarpari e Martini, il cardinale stesso, dice il fondatore di Repubblica. La discussione cominciò, ma ci accorgemmo subito che eravamo d'accordo su tutto. La sua etica è anche la mia. Tra i libri che sottolineano maggiormente il tema del coraggio, delle sue varie sfaccettature, ricordo Melania Mazzucco con Limbo, dove la protagonista si è faticosamente costruita la vita che sognava fino a diventare sottufficiale dell'esercito, comandante di plotone in una base avanzata del deserto afghano, responsabile della vita e della morte di 30 uomini. Ma il sanguinoso attentato in cui è rimasto veramente ferito la costringe a una guerra molto diversa e non meno insidiosa, contro i corpi, disegnando il dolore, ma anche contro il luogo stereotipato di donna e vittima della società di incolumi. Altro problema, il coraggio, Luciano Canfora, Gramsci, in carcere e il fascismo, dove viene affrontato un tema non molto frequentato dalla politica pubblicistica riguardante Antonio Gramsci, la riflessione che venne maturando e perfezionando durante il decennio della sua detenzione, intorno alla natura e alle prospettive storiche del fascismo, non solo italiano, avanzando nuovi interrogativi sulla scorta di una lettura minuziosa dei documenti, suggerendo ulteriori ipotesi. Altro esempio, il libro che parla molto bene il coraggio, è Maurizio Bettini, Contro le radici, una lucida requisitoria contro i miti dell'identità. Già i greci avevano piena consapevolezza che c'erano stati mutamenti e contaminazioni culturali in grado di creare nel corso della loro storia più produzioni, una diversa dall'altra. E anche noi dovremmo abituarci a non avere paura del meticciato, visto che viviamo una dura situazione in cui tutto si mescola e si confonde. La città, grazie a Dio, di Stefano Levi della Torre, illumina i nostri dubbi di una visione di conformismo, rifiutando non solo i clericalismi di ogni colore, ma anche la banale laicità prossima all'indifferenza e il dottrinale dell'ateismo che sconfina nell'assoluto. La religione dice, è una cosa troppo seria per lasciarla alla mercé dei clericali di qualunque professione religiosa con l'ideologia. Meglio che della laicità, se no, i credenti. L'indifferenza, se no, appunto, è così credente e non i credenti. Per eliminare di acustica perfetta, perché solamente in solitudine si ha il coraggio di guardarsi davvero. E poi abbiamo uno straordinario personaggio che è Nicolai Lindgren, con Storia sulla pelle, ci racconta il mondo dei tatuaggi siciliani. Attualmente il tatuaggio registra strani record, un italiano su cinque è informato in famiglia e i decoratori del corpo in grande sono stati più. Sono invece questioni di identità
la sua teologia che incide sempre più a fondo, chirurgicamente ormai, nel tessuto malato delle teologie ufficiali. Interessante, io cerco di essere brevissima, interessante anche il nome della collana, Campo dei Fiori, magica piazza di Roma, nota per le atrocità commesse dalle chiese contro i cosiddetti eretici. Le altre libri, non so se c'è qualcuno che mi interessa particolarmente, io amo molto Vita e morte di un ingegnere di Edoardo Dominati, un resoconto autobiografico scritto a pochi mesi dalla morte, dalla malattia e dalla morte dell'ingegnere Dominati. Padre dello scrittore e anche lo stesso. È un'indagine a ritroso nel tentativo di capire chi sia mai stato quell'uomo che era suo padre. Mio padre non amava la musica, è l'affermazione iniziale del racconto, rivelatoria di una sorta di incapacità di avere sentimenti, di aprirsi all'esterno. E quest'uomo lontano mi comunica col figlio solo attraverso un atteggiamento un po' canzonatorio, che non dà importanza a quello che ha giovane vuole. Un'incomunicabilità profonda per la quale l'autore arriva a un'affermazione senza scampi, più esistenziale che contingente o personale. Deve essere un terribile equivoco, dice. Credevo, scrive l'autore figlio, che la malattia avrebbe schiuso l'intimo di mio padre, invece questo gli si radicò dentro e morì nel pozzo, senza che nessuno scoprisse come era fatto. Abbiamo poi a scambio Celestini, adesso, con un croce di sguardi, conversazioni su matti, comici, precari, anarchici e altre pecore nere, che fa emergere non solo come Celestini, di buco e buffo, cose acute, cose personali, che vede la presenza giunta, ma questioni molto e che si leggono sul fiato. E anche se nel concetto avremo bisogno di una riflessione per essere capito anche nel suo messaggio di io poi mi fermerei per non darvi troppo per non essere troppo noiosa però se mi permettete vorrei parlarvi anche di Michela Burgia l'incontro Michela Burgia, vi ricordate l'autrice di Amadora che scoprì praticamente che scoperto la legge da non dimenticare e questo per me è una bella gioia, io avevo letto la forza del libro, avevo incontrato, sono diventata molto amica, come allora è diventato anche deputato. E ora esce con dopo una parente saggistica di Elmeri, l'anno scorso, una storia sorprendentemente esile e leggera, profonda e tenace, ambientata nel cuore della Sardegna rurale, un piccolo universo letto dalle lame che sembrano destinate a durare sempre, quando nell'estate del 1986 qualcosa di imprevedibile mostrerà a tutti, adulti e ragazzi, quanto possa essere facile il granito dell'identità collettiva. Basta un prete, un creatore, a fondare una nuova parrocchia, per portare una scintilla di fanatico antagonismo dove prima c'era solo fratellanza. Il paese si spacca in due, in un crescendo esinerante e irresistibile, verso un finale dove persino le statue dei santi potrebbero diventare oggetti contundenti. Non parlo perché è qui presente il libro di Sergio Gimone, già scritto e incluso nel calendario, prima che venga fatto il nostro grande assessore della cultura, Metafisica della peste, colpa e destino. Se avete voglia di qualche pettegolezzo di altri libri, sono anche per esempio. Però lascio subito la parola ai miei due assessori, perché poi già non è vero, ma cosa che sono scaletta. Assessore titolare, io so. Sì, ma Cristina Scaletta anche, assessore titolare, oltre che mia grande amica, come l'assessore Gimone, che mi ha parlato. Se poi avete bisogno di qualche pettegolezzo, sono a disposizione perché facendo questo lavoro i libri e autori diventano veramente un'unica persona. Sergio. Volentieri, prendo la parola, sul tentato, per
riprendere quello che tu dicevi a proposito di quello che accade in Leggere per non dimenticare. Leggere per non dimenticare non è soltanto un ciclo di presentazione di libri, accadono tante cose ogni volta. Si presenta un libro, poi l'autore, come Anna ha appena ricordato, ne discute con i presenti, e il giorno dopo va nelle scuole. Può capitare che in occasione della presentazione studenti delle scuole siano venuti e discutano insieme con l'autore. Insomma, la cultura circola. La biblioteca è davvero una biblioteca circolante. È la parola forse un po' antiquata, ma con cui venivano designate nell'Ottocento le biblioteche allora riscoperte da luoghi alti di cultura erudita e per certi aspetti di segreta che erano, a luoghi pubblici, a luoghi dove la discussione culturale diventava un fatto pubblico. Hanno detto, io credo sia una delle ragioni della fortuna del ciclo, voluto da Anna Benedetti, Leggere per non dimenticare, sia proprio questa, la riscoperta della cultura come fatto pubblico, come occasione per riattivare la parola è bellissima, l'ha usata lei, la conversazione. Tenere in testa, tenere viva la conversazione, a partire da un libro, ma tra le generazioni, gli studenti dei nostri licei e gli autori e tutti coloro che sono interessati ai libri. Leggere per non dimenticare fa questo, come sapete, alle oblate. Invito a dire dare un'informazione che credo abbiate, ma in caso contrario ve la do io. Le oblate da qualche mese sono diventate un luogo di incontro dei nostri studenti. Gli studenti del Michelangelo si danno appuntamento lì. È un piccolo miracolo. Appuntamento alle oblate, ma prendete conto. Ragazzi di 16-17 anni che dice andiamo alla biblioteca alle 7, alle 5, fuori l'orario scolastico. E non necessariamente per leggere, ma in biblioteca. Dove accade qualcosa, accade anzitutto quello che avrete voluto che accadesse con Leggere per non dimenticare, la conversazione, la discussione pubblica. Prima di entrare qui, uno di voi, che non vedo, forse non riconosco, ma importa poco, mi ha fatto una domanda che per lì mi ha sorpreso, ha legato Leggere per non dimenticare e il trasferimento previsto del PSU nelle oblate. Sono due cose completamente diverse, sembrerebbe, ma se quello che ho detto ha un senso non sono affatto due cose diverse. Il PSU, voluto da PSU, era questo, era un luogo d'incontro di grandi intellettuali o comunque di intellettuali che erano allora qualche cosa di simile a una casta separata dal resto della società e del mondo, ma per l'appunto incontro di intellettuali, i quali discutevano dei libri che si facevano prestare, dei libri che venivano discussi lì in quel salotto, dei libri che diventavano occasione per fare cultura, la più bella, la più vera occasione per fare cultura che si potesse immaginare. Vediamo nelle archivi del PSU, come sapete, le distinte delle richieste di prestito di libri. Noi sappiamo quali libri si è fatto prestare Dostoevskij quando è venuto qui, quali libri si è fatto prestare, eccetera, eccetera. Spesso si tratta dello stesso libro che questi intellettuali, appunto, sollecitati l'un d'altro, leggevano appunto per discutere. Per farne un punto vivo di esperienza culturale. I tempi sono cambiati, fare delle analisi è sempre difficile, ma oggi
oggi legge per non dimenticare è questo, torna a fare quello che il Vieux ha fatto per tanti decenni, il secolo passato, che il Vieux si trasferisca nelle oblate, sarà un caso, il caso non è casuale, soprattutto quando si tratta di movimenti che pescano nel profondo, e allora questo trasferimento si rispecchia nel ciclo leggere per non dimenticare. Leggere per non dimenticare ci dice, ci ha fatto capire in tutti questi anni che cosa vuol dire una biblioteca, che cosa vuol dire leggere, che cosa vuol dire discutere. Ditemi se è poco. Coraggio. Fare questo lo dicevo prima, ci vuole tanto coraggio. La lettura lo richiede sempre, comunque, il coraggio. Sapere aude, abbi il coraggio di sapere, diceva Kant, non soltanto sappi, informati. Raccogli informazioni sul mondo e poi farne con l'uso. No. Vinci la ritrosia, la resistenza, l'abitudine. Metti in gioco te stesso. Questo vuol dire sapere aude, abbi il coraggio di sapere. E come dicevo prima, un grande filosofo che ha commentato questo detto kantiano lo ha commentato nel modo più radicale, cioè di quale dice chi vuole veramente leggere, la parola che lui usa è filosofia, ma nel senso di leggere, di confrontarsi con i testi, con gli autori, con chi vuole veramente leggere deve essere disposto a perdere tutto, a perdere la sua fede, a perdere le sue certezze, a perdere le sue opinioni, le sue credenze, per eventualmente ritrovare tutto, e ritrovare tutto in un modo molto più forte, più vivo, più vero, perché è ritrovato dopo averlo messo in discussione, cioè è ritrovato criticamente. Anna Benedetti, con Legge per non dimenticare, insegna, quantomeno propone di fare questo alle generazioni, nuove generazioni che vengono, gli scolari, gli studenti universitari e le generazioni adulte, che per l'appunto uno scambio culturale di questo tipo si incontra. Grazie. Naturalmente sono brevissimo perché è stato detto moltissimo. Io prima volevo portare il saluto dell'assessore Scaletti che mi ha chiesto di essere qui stamani mattina non potendo lei partecipare per altri impegni. Questa conferenza stampa, quindi in primo luogo il mio compito è quello di portare il saluto della sessione. E questo è il secondo anno nel quale la Regione copartecipa con il Comune di Firenze alla organizzazione del Leggere per non dimenticare. A partire dal giudizio, che non mi sembra inutile ripetere, ma insomma, però anch'io vorrei sottolineare che oramai Leggere per non dimenticare posso dire che è uno degli appuntamenti più importanti che configurano l'identità culturale della città, se per identità si intende non qualche cosa che esiste prima a prescindere da noi e che noi riceviamo, ma qualcosa che si costruisce. Ecco, Leggere per non dimenticare costruisce a Firenze una sorta di percorso annuale in ciò che in Italia esce di più interessante, che qui viene discusso e costituisce oggetto di dibattito, e quindi è un contributo molto importante a dare respiro culturale nazionale alla città. Il secondo punto, e voglio sottolineare, che anche il professor Gimone ricordava del rapporto tra Leggere per non dimenticare e la Biblioteca delle Oblate. Questo tema dei giovani che si danno appuntamento nelle biblioteche è importantissimo. Noi siamo bravissimi a parlare male di noi stessi, siamo molto meno bravi a parlare bene di noi stessi. In questi ultimi vorrei parlare di noi stessi, perché in questi ultimi 10 anni in Toscana sono nate una settantina, 86 bibliotecarie nuove, che sono tutte piene di libri,
e la Regione Toscana sostiene anche l'acquisto di libri finanziariamente, ma sostiene anche di computer, di internet, di ciò che oggi la popolazione giovanile richiede. Queste biblioteche sono diventate un luogo di incontro, un posto in cui ci si dà appuntamento. E sono anche un luogo in cui si conversa. Questa mi pare una cosa bellissima che anch'io voglio riproporre, insomma, perché faccio riferimento anche al dibattito tra i bibliotecari, che spesso negli anni passati ha sottolineato la natura di luogo della biblioteca come luogo dove si va a cercare l'informazione. Allora si torna via con l'informazione che ci serviva, no? Andiamo lì e torniamo via con il nostro pacchettino, che è la singola informazione. E questa è una rappresentazione molto, molto, come dire, abbastanza povera in realtà del rapporto complicato che si ha con l'informazione, con un libro, eccetera, eccetera. E invece qui leggere per non dimenticare introduce dentro la biblioteca degli oblati questo forte elemento di conversazione attorno a un libro, ecco, che è veramente un dato che arricchisce in maniera decisiva la funzione e il ruolo delle biblioteche nella nostra realtà contemporanea. Ecco. Quindi un'esperienza che in questo senso è unica, ma che, diciamo, augurabilmente che propone una prassi che dovrebbe essere ancora più diffusa di quanto non sia, ma che, devo dire, utilizza anche tutto il grande lavoro che intorno alle biblioteche è stato fatto negli ultimi 10 anni dagli enti locali toscani e dalla regione, che ha scelto proprio di investire su questo sapendo bene che quello era, che questo corrispondeva a bisogni di informazione, di formazione, socializzazione della popolazione giovanile. Noi abbiamo oggi i nostri dati statistici sulla fruizione delle biblioteche, quindi hanno indici che sono in continua crescita, soprattutto che sono in crescita per quanto riguarda la fruizione da parte dei giovani, il che sottolinea ulteriormente l'importanza di questa cosa. Grazie, grazie. Grazie anche per i preziosi consigli, conoscendo questa collaborazione con la Regione Toscana, con la dottora Degna in particolare. A proposito di quello che diceva Lavegni, vi volevo dire ancora una piccola cosa, un libro che sarà presentato, Francesco Cataluccio, cioè, lo vedete perché ve lo dico, cantiere di un libro sugli Uffizi. È un libro che ancora non è uscito, un po' porta solo qui il cantiere, cioè la nascita di questo libro. E poi sarà presentato un altro momento, meglio vedere la nascita di un libro scritto, portato. E lui fa una traversata degli Uffizi, senza naturalmente mettere qua niente, le sue impressioni, in attesa dell'uscita di questo veramente di superficie cantiere, il dipinto che più attirava Cataluccio bambino per la sua bellezza e allo stesso tempo lo faceva sentire moralmente fragile, se non inorridito, era la crocifissione verso la fine del 300 di Agnolo Gaddi, dove da sopra la testa dell'altro uomo una figura mostruosa, di pelle scura, con una lunga barba e due luce come una vespa, si portava via un piccolo uomo nudo, come tirandolo fuori dai capelli del crocifisso, così che la sua anima veniva condotta all'inferno. Difficile fare il ladro dopo aver visto quella scena. La notte della domenica gli capitava spesso di sognare di aver trafilato qualcosa in un negozio, di sentirsi sfilare via dal cervello il suo pupazzo anima. Da quel incubo si è liberato quando ha visto al Museo di Villa Luigi a Lucca la crocifissione della fine del XIV secolo di Spinello Aretino, dove il solito diavoletto nero alato sfila dalla bocca del ladrone cattivo il suo pupazzo anima con un dente marcio. Questo libro di fattura, prendendo proprio il poi passa a me, riprendendo quanto dicevo da lei, è anche molto interessante, perché è un po' come... Benvenuto, passo.
passo anche ai ringraziamenti, benvenuto a Claudio Vanni, la mia collaborazione, la nostra collaborazione è sempre stata molto, molto producente e molto attiva. Ho presentato dei libri addirittura alla COP, spero quest'anno di poter fare altrettanto, e la COP gentilmente metterà in mostra il materiale di legge per non dimenticare il suo genere. Diciamo, fare un'aggiunta. Posso dire che c'è un accordo tra la Regione e la COP per l'apertura di centri di prestito e di lettura dentro in Toscana, dentro i negozi COP, che con dati precisi, ma è un'esperienza che ormai è benissimo, che sta andando benissimo, è diffusa in molti centri commerciali ed è un'esperienza che sta raggiungendo pubblico che di solito naturalmente non frequenta. Quindi la collaborazione con la COP, vi ringrazio ancora moltissimo. Troppo buono. E poi ringrazio anche chi così gentilmente, per esempio il taxi, Socota, fa propaganda di leggere di non dimenticare le sue letture, distribuendo volantini. Quest'anno, ahimè, i tagli che ci sono stati nel bilancio non hanno permesso l'invio settimanale della scheda dell'autore che veniva presentato, veniva accompagnato da dirigente una scheda. Tutto questo quest'anno è tolto e quindi a maggior ragione grazie a chi si è offerto gentilmente di fare propaganda, taxi, COP e il quartiere 1 molto gentilmente si è disposto a diffondere propaganda, materiale lui stesso, insomma tanta solidarietà a cui sono molto riconoscente.